Buonasera a tutti, oggi venerdì 13, ho qua sulla mia Andrea TV e sono contentissimo di averlo qua, ve lo presento subito, vado a presentare Emanuele Chiesa. Ciao Emanuele. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Allora Emanuele, premetto subito, prima di iniziare, io vorrei subito che ci ascoltano tutti quelli che vanno in bicicletta, specialmente quelli che hanno bicicletta da cross, mountain bike, ciclocross e più che ne ha, più ne metta. Sentite cosa fa lui di mestiere? Ci spieghi bene di che cosa ti occupi, Emanuele? Prego. Sì, molto volentieri. Ciao. Allora, io mi occupo di biomeccanica nel mondo del ciclismo. Che cosa significa? Significa che io lavoro con i ciclisti a 360 gradi, dall'amatore al professionista e in qualsiasi disciplina del ciclismo, dalla bici da strada alla mountain bike, al ciclocross, al gravel, al triathlon, alla cronometro, insomma, tutto ciò che coinvolge la bicicletta e gli sport collegati. Certo, ma io sono scemo in materia, scusami se te lo dico. Tu stai parlando, allora, dal ciclismo di strada alla mountain bike, quando tu vai a, diciamo, a fare le misure per uno che va in bicicletta, ecco, le misure sono diverse il passaggio tra corsa e mountain bike della stessa persona o sono uguali? No, allora, intanto tu hai usato un termine che usano tante persone, il fare le misure. Ma lavorare nel fare la biomeccanica del ciclismo non è un semplice fare le misure. È sempre stata venduta così e molti negozianti e molte realtà vendono questo. Ti faccio le misure, ti prendo le misure, ti misuro il cavallo, ti misuro le braccia, ti misuro quanto sei alto, lungo, dritto e storto e ti do la bicicletta. Non funziona così. Perché il posizionamento in bici si basa sulla postura della persona, sulle caratteristiche della persona. Ok? La biomeccanica studia il movimento fondamentalmente, per cui si va ad adattare la bicicletta all'atleta e non l'atleta alla bicicletta, perché è fondamentale mettere l'atleta nella condizione di avere il mezzo con il quale essere nel massimo della sua performance. E attento, per massimo della performance non intendo soltanto l'andare forte, intendo anche lo stare bene sulla bicicletta, perché se tu fai uno sport e lo fai bene con i gesti corretti nel modo corretto, non ti fa male. Io faccio a volte un esempio un po' banale, se vuoi, no? È presente nei cartoni animati quando giocano a golf, gli mettono in mano la mazza, cominciano a giocare, fanno un buco attorno alla pallina, no? Finché finalmente non beccano la pallina e la buttano avanti 2 o 3 metri. Io uso questo esempio per dire che se non ti insegnano come si tiene in mano la mazza da golf e non ti dicono come colpire la pallina, tu farai il buco come nei cartoni animati. Anzi, rischierei pure di farti male picchiando con la mazza per terra. Io ti sto dicendo che la bicicletta da strada, la mountain bike, il gravel, il ciclocross, la bicicletta da triathlon, soprattutto quando di sport se ne fanno tre e non uno solo, si nuota, si corre, si pedala, e la cronometro nuda e pura, necessitano ognuna di un'impostazione e necessitano di un'impostazione che permetta all'atleta di stare al meglio sul proprio mezzo. Quindi, dopo aver fatto tutta una serie di valutazioni sull'atleta, si fa un'anamnesi sull'atleta che abbia 15 anni o che ne abbia 60 o qualcuno di più, che lo faccia di mestiere o che esca soltanto il sabato e la domenica, non c'è differenza nell'approccio, quello che si cerca è di portare il mezzo, lo strumento, la bici in questo caso, nella condizione di essere al top per questa persona. Naturalmente si lavora sul mezzo, quindi dal punto di vista meccanico, l'altezza della sella, il suo scostamento, la posizione dei pedali, perché tu sai che sulle biciclette, ormai in generale, si pedala con i pedali cosiddetti a sgancio rapido, no? Che si agganciano, si bloccano. Ecco, è uno dei 3 punti fondamentali di appoggio sulla bicicletta, i pedali, la sella e il manubrio. I pedali ti permettono di trasferire al meglio la forza che tu ci stai mettendo. Quindi, se sono posizionate bene le scarpette, tu eviti danni alle ginocchia, ai tendini e via dicendo, fastidi muscolari e sei performante col concetto di performance che c'eravamo prima, non ti fai male, vai meglio, eccetera, eccetera. L'altro punto, la sella.
La sella è un altro punto dolente, perché spesso chi comincerà ad andare in bici gli dice: voglio una sella morbida, se no mi faccio male alle chiappe. No, no, aspetta, parliamone. Cerchiamo una sella che sia della grandezza corretta, della larghezza e della forma corretta, perché è il secondo punto di appoggio. Il terzo è il manubrio. Però diciamo che se il manubrio tutto sommato si lavora facilmente, la croce e la delizia sono la sella e i pedali, no? Ecco però, L'aggancio e via dicendo. Emanuele, spiegaci bene come deve essere sta sella, cioè nel senso, no, perché allora ci sono, allora, io ho corso, ce ne sono mille di selle in giro e lo sai benissimo anche te, però tu come fai a calcolare la sella che può andare bene per me? Ecco, bravo, bravo. Hai toccato un punto interessante, perché 20 anni fa le aziende che facciamo anche 25, le aziende che producevano selle erano, facciamo un numero, 5, e di quelle 5 aziende ognuna faceva 5 modelli. Poi variavano i colori, ma i modelli quelli erano. Negli ultimi 10 anni le aziende sono diventate, non dico 50, ma almeno 20. Quelle leader nel settore, facciamo una quindicina, ventina. Ogni azienda ha 15 modelli, di quei 15 modelli ci sono due o tre varianti, e le varianti non sono il colore, sono la forma o il materiale, no? La sella da 70-80 euro normale in alluminio, eccetera, eccetera, e poi quella in carbonio da 300 o 400, perché ci sono anche queste. Ma la forma, più lunga, più corta, più larga, più stretta, più affossata, più dritta. Ognuna la sua sella. Le aziende cosa hanno fatto? Pur di vendere il prodotto, si sono, uso termini inventati, un sistema che io chiamo volgarmente il culometro, cioè un sistema per misurare la larghezza dell'appoggio delle ossa ischiatiche. Ok? Data quella larghezza, ti dicono: guarda, se le tue ossa hanno una distanza fra l'una e l'altra di X, la tua sella deve avere questa larghezza. Peccato che questo sistema lascia in parte il tempo che trova, perché è un lavoro che si fa da seduti. Cioè, ti siedi su questo cuscino, su questo supporto, lasci il segno e si misura col metro. Tu a quel punto hai lasciato il segno, prendi il tuo metro, misuri. Ho una distanza di 130 mm. Perfetto, ho bisogno di una sella small. Ma non è detto, perché poi in bicicletta non si sta seduti eretti, il bacino prende una determinata posizione. Ognuno ha la sua posizione, e c'è anche da fare una distinzione, quella fra maschi e femmine. Erroneo, cioè, si dà per scontato che le donne abbiano per forza il bacino più largo di quello dell'uomo, perché ti dicono ci deve passare un bambino. Va bene, allora io vi faccio dire che questo mito lo sfatiamo, perché ci sono ragazze, donne che pedalano con selle molto più strette dei propri, anche dei propri compagni, dei propri mariti o degli uomini, e uomini che pedalano con selle che sono molto più larghe di quelle che normalmente tu venderesti a un uomo. Cioè, ogni bacino, ogni forma ha bisogno della sua sella. Adesso arriviamo alla risposta alla tua domanda. Come faccio a capire che sella serve? Valutando la persona con la sella con la quale arriva. Nella fase di anamnesi io chiedo sempre: come ti stai trovando con questa sella? Bene, male, sì, no, ma perché? E si fa tutta una serie di valutazioni. A questo punto si cerca di capire come appoggia, come ruota, come si muove. Tu immagina che questo sia il bacino della persona e questo è il modo di pedalare, ok, Andrea? Valutiamo questo, valutiamo questo, valutiamo questo, e a quel punto si va a suggerire una sella che si presume sia corretta. Uso un brutto termine, ideale. Ideale perché è nella nostra immaginazione, no? Cioè, ti do la sella ideale, ma ideale perché? Per quello che immaginiamo, per quello che realmente ti serve. Io preferisco dire: voglio andare su un pezzo fornendo alle persone una sella che oggettivamente, o almeno una serie di selle che oggettivamente sono adatte a lui. Poi, grazie alla possibilità di appoggiarmi ad alcuni negozi, anche uno qua vicino a me, si ha anche la possibilità di provarla una sella, no? Dirò che okay, aspetta un attimo, vieni con me che andiamo a vedere, facciamo il culometro e vediamo un attimino di capire. Ecco, diciamo che dal punto di vista della sella, che spesso è la prima discriminante per chi va in bici, poi mi fa male il sedere, ma poi cosa faccio? Questa è, fai conto che spesso e volentieri il problema non è della forma della sella, ma di come una persona è messa sulla bicicletta. Quindi come ci sta sopra? Sei seduto male, ti fai male. Se un uomo, un ragazzo, normalmente i ragazzi, gli uomini che vengono,
hanno il problema che si addormenta tutto, no? Manuele, guarda, dopo un'ora non sento più niente, e cosa faccio? No? Aiuto. Spesso non è la forma della sella, è come è messa. Tu metti la sella in posizione corretta e gli permetti di sedersi bene. Certo, no, perché poi io so che ci sono anche le selle antiprostata, vero? Sì, antiprostata, nel senso che ci picchiano contro, no? Sono contro la prostata, è vero. Però ci picchiano No, hai contro. ragione, ma tu stai usando i termini corretti che utilizzano gli amatori, Andrea. Guarda, sei perfetto sotto questo aspetto, nel senso che stai dando esattamente quelle che sono le definizioni che danno le persone. Le selle antiprostata sono quelle cosiddette col buco, ok? Hanno fatto delle selle, adesso non ne ho una qui a portata di mano, se no te la farei vedere, che hanno un foro centrale più o meno marcato che serve per non far appoggiare la zona del perineo, ok? Non appoggi sotto. Ma anche con le selle col buco, spesso e volentieri le problematiche non cambiano, perché quello che deve essere appoggiato sulla sella è quella che deve essere appoggiata sulla sella, la parte posteriore, quindi la zona delle cosiddette ossa ischiatiche, ok? Le chiappe ci devi appoggiare sulla sella. Adesso le selle da 27-28 cm di lunghezza sono diventate da 24-24,5, le stanno facendo più corte, le stanno facendo più larghe. Il foro c'è, ma io ti faccio un esempio, c'è e sicuramente aiuta. Io ti faccio un esempio che mi ha fatto un amico urologo, quindi non parliamo dell'ultimo arrivato, palermitano, che mise in bici, no? Lui usa tuttora una sella dura come il marmo, completamente in fibra di carbonio. Come la mia. E parlando con lui, diceva, ma ascolta, te quante persone arrivano che vanno in bici che hanno fastidi? Fa, Manuele, guarda, un paio. Sono più le persone che girano con i pantaloni stretti, i jeans che gli schiacciano e vanno in giro per Palermo col motorino, seduti sulla punta e si schiacciano e stanno con i pantaloni attillati, no? E magari ci stanno 8, 9, 10 ore perché fanno l'avvocato, un commercialista, piuttosto che tutti vestiti tirati o perché va di moda. Quindi non diamo per scontato che la sella crea il problema alla prostata, perché la prostatite può anche essere batterica, non per forza Certo. dal colpo che prendi. Cioè ti può venire anche perché stai seduto, fai il bancario e stai seduto al computer con i pantaloni tirati e ci sono una serie di situazioni. Diciamo che la bici può non aiutare, ecco. Ma diciamo che se andate da un medico perché avete un problema di prostatite e vi dice vai in bici, ha già trovato la causa. Ok? Certo. Cioè vai in bici sì, allora guarda che forse no, aspetta un attimo, parliamone. Magari la bici ha dato il colpo di grazia, ma potrebbe non essere la causa scatenante. E comunque i problemi di appoggio a livello di sella, che sono forse quelli che più spaventano, soprattutto il maschio, perché io qui non ti nascondo che da me arrivano anche ragazze, donne. E da un punto di vista di appoggio e di fastidio, spesso sono conciate peggio degli uomini. Cioè, Ah, se a un addirittura. uomo si addormenta tutto, porca miseria, aiuto, non trovo più niente, devo fermare a fare la pipì e faccio così. Siamo saltati. Non c'è problema. Siamo saltati ogni tanto. Vabbè, tanto questa parte si è Certo. capita. No, sì, dicevi? Siamo già in No, diretta, eh? Sì. eravamo rimasti alla differenza fra maschio e femmina in Sì. bici, no? Che se un uomo si addormenta tutto e dice aiuto, poi torna a casa, va tutto a posto, spesso si riduce soltanto ai formicolii e all'addormentamento. Una ragazza può tornare a casa conciata molto male. Ecco, quindi molto peggio e soprattutto nei giorni a venire rispetto a un uomo che dopo un'ora. Certo. Volevo dire, poi fa tanto con la schiena, nel senso, spiego, perché io avevo dei dolori di schiena all'inizio, poi dopo sono andato da un amico che, un'altra parte, mi ha messo su con misure di qua di là e praticamente mi ha tolto il dolore della schiena. Proprio fa tanto. Per gente cioè, che ha problemi di schiena, mettendolo su con misure e tutto, a me è passato. Giusto? Giustissimo, giustissimo, il ragionamento non fa una grinza. Tu fai conto che i problemi che vengono maggiormente evidenziati quando si chiede un bike fit, un posizionamento in sella, sono quelli di cui abbiamo parlato prima, la sella. Le ginocchia, fastidio alle ginocchia, a 360 gradi. Dolori, doloretti, scricchioli, eccetera, eccetera. Formicoli ai piedi.
E poi a salire fastidi nella zona, nella parte bassa della schiena, quindi lombari, da affaticamento, oppure qua, sulle spalle. Tu fai conto che, te lo posso dire statisticamente, se i fastidi lombari, quindi nella parte bassa della schiena, sono spesso, spesso, ti direi 9 volte e mezzo su 10, legati a un discorso di posizione in bici sbagliata, quelli invece nella parte alta, collo, spalle, trapezio e via dicendo, sono legati a un altro aspetto che io curo particolarmente durante il test in bici, che è la postura. Cioè, se tu mi stai in bici così, Eh sì. dopo un'ora è logico che sei rigido, tu devi prendere una posizione morbida, e la posizione morbida e, come si dice, corretta, la si ragiona sia con la posizione sia con l'atteggiamento, no? Cioè, se tu guidi, parti da dove abitiamo noi, da Castano, da Corbetta, e devi andare in Liguria, se guidi così con una mano sola, arrivi a Voghera e ti fa male il collo, no? Certo. Ti fa male la spalla. Se tu sali in bici e guidi così, come spingere il carrello del supermercato, parti da qui, arrivi al pan perduto e ti faccia male, ci faccia male il collo. Se poi ci metti l'umido, il freddo e tutto quanto, non aiuta. O magari una posizione sbagliata non aiuta. Quindi una delle parti fondamentali del mio lavoro è anche, uso un termine, insegnare come si sta in bici. Poi, un'altra domanda, perché io, dato che sei qua te, che sei un professore, ecco, no, perché tutti siamo fenomeni quando andiamo a comprare la bicicletta, c'è lì quello che te la vende, ti guarda l'altezza, no, ma te bisogna una 56, una 55, una 54. Già hai capito cosa voglio dire. Adesso noi Sì. abbiamo davanti proprio un professore dell'arte. Come viene misurata un telaio della bicicletta? Se io un'ipotesi sono 1,76 e il mio telaio in circa quanto deve essere, Emanuele? Allora, io come sempre parto un passo indietro. Le taglie ormai, i telai su misura li fanno in pochi e costano una paragonata di soldi. E sono delle nicchie, ok? Ormai le aziende lavorano sulle taglie. S, M, L, small, large, medium e via dicendo, piuttosto che 50, 52, 51, eccetera, eccetera. Non c'è uno standard, nel senso che la taglia S dell'azienda X non corrisponde spesso e volentieri alla taglia S dell'azienda Y, ok? E l'equivalente 50-52 è un mero numero, come diceva un mio caro amico Vicentino, diceva: se la chiamassero, avessero chiamata Deborah, Samantha e Maria, era la stessa cosa, tanto voglio dire, che taglia vuoi, ma Samantha, quella è, no? Allora, la taglia non si basa soltanto sull'altezza della persona, però è anche vero che se tu sei 1,78 m, una taglia tua sarà da una 55-56, ci girerai attorno, non prenderai una 54 o una 58. Ma che cos'è questo 54-58? È la misura reale in orizzontale del tubo della bici, del tubo principale della bici. Cioè, le aziende ti danno questa misura, no? Se io ho qua la bici, se ti faccio vedere, misuro la lunghezza del tubo orizzontale. E quella fondamentalmente è la taglia. Corrisponde alla taglia della bici, no? Se posso fare un nome, aziende, no, conosciamo Specialized, per esempio, misurano la taglia della bici sull'orizzontale. Aziende italiane come Pinarello, la taglia della bici invece sul tubo piantone. Quindi il loro 51 è misurato sul piantone, magari la bicicletta è lunga 54. Quindi tu non compri una Certo. 51, ma compri una 54. Ho fatto due esempi molto veloci, i primi che mi sono venuti in mente. Poi ci sono aziende che vendono principalmente online come Canyon ed essendo tedesche, a volte le loro taglie differiscono dalle nostre perché la loro S è uguale alla nostra M. Anche lì bisogna un po' capire. Diciamo che se il negoziante è un negoziante intelligente e non ti vuol vendere quello che hai in casa, si prende un attimino la briga di dire: aspetta, parliamone, vediamo. Soprattutto quando hai in mano un test di un posizionamento di una persona, di un professionista. E il cliente dice: guarda, io ho questo foglio, c'è scritto che devo avere una bici con questi riferimenti, in quale ci sto su. Io ai miei clienti, agli amici che vengono da me, piace chiamare più amici che clienti, fornisco una documentazione che gli permette di andare dal negoziante e dire: ascolta, ho bisogno di una bici che corrisponda a queste taglie. E spesso e volentieri, prima di andare dal negoziante e di scegliere la bici, mi chiamano e mi dicono: Manuele, ho scelto la marca e il modello, la taglia è questa, vero? Con che attacco manubrio?
Come? Perché a questo punto vai avanti. Anche c'è da aggiungere un fattore che in questo momento, cioè da anni ormai, da qualche anno, si è passati dai freni tradizionali ai freni a disco. Ecco, E questo è un e lì, passaggio molto cale sulle geometrie delle bici, perché banalmente, sì. le leve dei freni, con i freni rim cosiddetti tradizionali, sono più corte di quelle con i freni a disco che hanno dentro il serbatoio, tutte, magari hanno pure il wireless con cui c'è dentro anche la batteria per far funzionare. E anche lì è una cosa da tenere conto, perché all'inizio, quando sono uscite le prime bici, c'erano persone che dicevano: aspetta, io ho questa bici, marca e modello, prendo quella nuova, solo i freni a disco, voglio lo stesso attacco manubrio, e poi si è trovata ancora la bici più lunga di 1,2 cm. E lì volevo E ti arrivare, aspetto. mi hai anticipato e lì volevo farti la domanda. Fammela. No, nel senso, io volevo farti quella domanda qua, che adesso c'è in commercio quei freni a disco lì, che anche lì adesso, Che considerazione vuoi da me, Andrea? considerazione, nel senso, se come misurazione a voi cambia qualcosa. Sì, ma perché non sono cambiati soltanto i freni a disco, cioè il freno a disco è cambiato perché ha cambiato una serie di cose tecniche sulla bicicletta, ok? E quelle chi lo fa di mestiere come me già le tiene in considerazione. Il fatto è che assieme a queste cose sono cambiate anche le geometrie della bici. Le aziende, e qui una considerazione un po' più sottile, molte aziende negli ultimi 2 anni, per una questione marketing, produzione e quant'altro, hanno differenziato in maniera diversa le taglie, cioè in qualche maniera hanno cercato di. Alcune aziende ne hanno tolta una, cioè facevano 4 taglie dalla S alla L, adesso ce ne sono 3, no? Perché con un telaio in meno, uno stampo in meno, sono questi aspetti. Adesso non andiamo ad approfondirli, che sicuramente sono altre persone più in grado di me di approfondire questo aspetto. No, ma Però diciamo che sono cambiate le geometrie. Capito? Sono cambiate le geometrie. Quindi se tu passi dalla bicicletta X modello Y alla bicicletta sempre X ma modello Z di adesso, sì, bene o male le misure le riporti, però sono cambiati anche degli angoli di lavoro della bici, magari sono leggermente più bassi a terra, un interasse diverso, cioè ci sono tanti piccoli aspetti che vanno rivisti. Per cui chi fa il mio lavoro dovrebbe essere in grado di conoscere sia i telai, sia le caratteristiche, ed essere in grado di fornire alla persona che viene la consulenza corretta per passare da una bici all'altra. Ecco, allora la domanda me l'hai messa sul vassoio, nel senso, no, nel senso, Emanuele, adesso secondo, cioè, secondo il tuo mestiere è più complicato adesso fare il tuo mestiere, cioè devi sapere qualcosina di più o è come prima? Qualcosa è cambiato anche per te? Mi piace questa domanda. No, ni. Gianni. Ni. No, sai perché? Perché un tempo parliamo di. Io adesso ho 51 anni, no? Quando ho cominciato ad andare in bici, 40 anni fa, la sella era una, cambiava il colore, e già lì ti dovevi adattare. Quella c'era e quella Quella, usavi. bravo. Adesso ce ne sono X. A me, io non nascondo che a me a volte capitano selle che io non ho mai visto. Cioè, mi arrivano selle. Un anno è arrivato un signore con una sella, la devono ancora mettere sul mercato, mi ha detto, non fargli foto perché ho un amico che me l'ha data da provare. Cioè, perfetto, fantastico, prendo nota. Quindi, quello che adesso è diverso è che ci sono talmente tanti materiali che se da una parte aiutano perché ce ne sono di più, dall'altra parte creano anche confusione, perché tu puoi ben immaginare cosa vuol dire per un atleta che ha fastidio al soprasella, avere 5 aziende che fanno 5 modelli con 5 varianti. Cioè, anziché facilitarti la scelta, perché ce ne sono diverse, magari trovi la tua, è quasi più difficile. Cioè, da me arrivano persone che hanno speso 500-600 euro in selle. Un sacchettino con le selle, poi tu magari gli rimonti quella che era la prima perché era quella che andava bene, ma era montata male. Non è diventato più difficile o più facile questo mestiere, Andrea? No, quello che è diventato difficile in questo mestiere è che chi lo fa da 18-20 anni come me ha una certa professionalità. In questo momento stanno spuntando come funghi negli ultimi 2 anni persone che si sono inventate il mestiere, per
cui propongono, magari alcuni anche in maniera corretta, bene, ci mancherebbe, ma anche tanto fumo e E tante niente cose arrosto. sbagliate. Eh sì, purtroppo sì, perché cioè, nessuno è infallibile, neanche io, no? Io con i miei clienti cerco sempre di stare a un riscontro, no? Se qualcosa non va bene, rivediamoci, ci mancherebbe, anzi più che volentieri. È reciproca la cosa, no? Cresco anch'io e vado avanti. Però vedo anche tante persone che sono stato dal tale, poi vedi chi è, magari è capitato di averlo messo in bici 3 anni fa. È successo. Senti, Chiudo qua. ma te lavori con qualche squadra? Ti è capitato di entrare a Sì, vedere lì? mi capita di. Il problema è che spesso e volentieri chi lavora, chi è nel mondo diciamo, del professionismo a questo punto, perché sai, le squadre amatoriali piuttosto che non è un problema. Hai dei fogli da firmare che non devi dire chi c'è, chi non Ah, beh, c'è, devi stare certo. attento alle foto che fai, per cui è sempre, è venuto da me un ragazzo un mesetto fa che aveva appena firmato il contratto con la Quickstep Continental e chiacchierando fra una cosa e l'altra, che foto hai fatto? Cioè, guarda, ho fatto queste foto, mi raccomando che si veda la borraccia e quant'altro e questo perché se non c'è la borraccia ci fanno la multa. Per cui questo è un piccolo aneddoto, però sì, si lavora con chiunque. E che Certo. spesso e volentieri le squadre di un certo livello hanno già il loro professionista e chi ti viene a cercare lo fa in maniera privata. Certo. E voglio dire, e tu dove sei? Ricordiamolo perché. Giusto, bravo. Io sono a Castano Primo, in una zona molto tranquilla, dietro all'auditorium di Castano, con posteggio e quant'altro, con massima disponibilità di tempo perché faccio casa bottega, per cui io sono tranquillamente disponibile in ogni situazione. Tu hai Poi. Un Facebook, hai un sito internet, Sì, c'hai qualche. io ho la pagina Facebook cercando semplicemente il mio nome e cognome, quindi mi cerchi di mettere il mio nome e cognome, mi trova tranquillamente e non c'è problema assolutamente. Ripeto, il mio tipo di proposta di posizionamento in bici si rivolge veramente a tutti, ma veramente a tutti, e sotto ogni tipo di disciplina. Oltretutto, lavoro anche in maniera particolare con chi fa triathlon, perché ho degli strumenti, utilizzo uno strumento che permette di valutare sia il movimento nella corsa, sulla bici, sia il movimento nella corsa a piedi, quindi la possibilità di poter interagire per portare la persona ad avere Bello, la migliore posizione interessante. in bici anche sulla base di questo. Io utilizzo dei sensori particolari che dovrei avere qua in giro, se non li ho fatti sparire. Guarda, sono qua. Questo strumento sembra piccolino, questo strumento si mette sulla bici, ci sono, o si applica all'atleta, si mette in tasca, si mette sul gomito. Ci sono dei sensori che si applicano al corpo e questi sensori registrano e forniscono in tempo reale i dati relativi al movimento. Se ho fatto l'anno scorso dei test con un amico qua di Turbigo, lui correva a piedi, io gli andavo dietro con la bici perché correre a piedi non è proprio il mio mestiere e abbiamo analizzato tutta la sua pedalata. Io questi sensori li utilizzo praticamente in maniera quotidiana con le persone che vedo qua, perché permettono di lavorare sul movimento e quindi di far capire direttamente se un movimento è corretto o non è corretto. Ma ti faccio l'esempio più semplice, se vuoi. Il movimento del piede, no? Nella pedalata, c'è chi pedala così, chi pedala così, un tempo ti dicevano che devi estendere completamente la gamba, poi devi pedalare di punta, poi di piatto, la pedalata rotonda, e io con questo strumento ti faccio vedere come stai pedalando e come potresti pedalare in maniera diversa, ma soprattutto ti faccio capire qual è il gesto corretto che poi tu puoi portarti dietro. Questo gesto corretto spesso va a influire anche su tutto il resto, perché tu quante volte vedi persone in bicicletta che le vedi da dietro fanno così, no? Sembra che andeggiano a destra e a sinistra, poi ti dicono che hanno mal di schiena, tu gli fai cambiare movimento e questo è fatto. Guarda, ti do un aneddoto molto, molto semplice. Non quest'anno, l'anno scorso, a luglio, misi in bici una persona e, vabbè, a parte la posizione delle tacchette delle scarpe, che gli cambiai completamente, per il resto non gli toccai niente. Ti giuro, non gli toccai un millimetro di niente. L'ho fatto lavorare per quasi 2 ore sul modo di stare in bici, cioè gli ho rotto le scatole finché non ne poteva più. 2 giorni dopo, uscito in bici, mi fa: Emanuele, non ho mai fatto 80 km così tranquillo e così Eh bene. sì. Ma ci sono rimasto, guarda, io non ti tocco nulla, tacchette delle scarpe l'hanno messo male, ma il resto era tutta una questione sua, cioè io gli ho rotto le scarpe, l'ho fatto lavorare per tutto quel tempo su di lui, lascia andare le spalle, impugna bene il manubrio, attenta al movimento, stai fermo così. Questa
Questa persona va cominciata ad andare in bici da 2 o 3 mesi, il negoziante gli ha dato la bici e ha detto, oh, vai, cammina, no? Cioè, alza la sella, abbassa la sella, va. Io invece, questo sì, fa parte del lavoro, alza la sella, abbassa la sella, sposta. Ma se si fa prendere coscienza alla gente che Sì. stare in bici in una certa maniera è famoso. Tu pensa a una persona che fa triathlon, che deve stare X tempo così. Sì, c'è chi punta di più alla performance, quindi strizzi l'occhio a un certo. Ma c'è anche chi, quei 180 km di bici, come dice un mio amico carissimo di Palermo, che spero mi ascolti, ciao Ricky, io devo poter mettere il cuscino, appoggiarmi sopra e pedalare per Sì. 180 km per arrivare in fondo, perché ho già nuotato e poi c'ho più una maratona da fare. No, ma non vuol dire che io mi addormento su una nuvola, che sono una cosa comoda e performante. Poi se voglio raggiungere un limite da una parte piuttosto che dall'altra, ci lavoriamo, ci mancherebbe. No. Però devi essere in grado di poter stare bene sulla bici, stare a tuo agio. Certo. Poi un'ultima cosa, Manuele, dopo ti lascio andare. Volevo dirti, ma tu, cioè il discorso di mettere in bici le persone, cioè se io vengo oggi, no? Tu mi metti in bici, ma un altro anno devo venire ancora o per 2 o 3 anni sono a posto? Come faccio io a sapere quando devo risistemarmi? Allora, So che magari è una domanda stupida, però. no, è una domanda corretta, una domanda corretta è una domanda che in tanti affrontano quando si fa il posizionamento. Allora, tu fai conto che io cerco di dirlo nel modo più semplice, non do una scadenza al posizionamento, no? Però se tu sei uno che ha appena iniziato, mettiamo che facciamo un paio di esempi, hai appena iniziato, sei sovrappeso di 10-15 kg. Quando ne hai persi già 5, sei un altro. Se poi ne perdi altri 5, sei un altro ancora. Quindi parliamo, se vuoi, di flessibilità, di mobilità, di tutta una serie. Quella sella che non ti fa male al sedere perché c'hai quei 5-6 kg in più, può essere che quando tu li hai persi, perché stai bene, perché sei seguito da un nutrizionista, perché ti fa male. Allora a quel punto bisogna intervenire. Ci sta che magari tu nel frattempo di chilometri ne hai fatti 3-4 mila, sei cambiato. Hai cambiato anche il tuo approccio al ciclismo, no? Prima te ne andavi tranquillo, partivi da qui e dovuto tornare, adesso vai a farti il Sacromonte. E comincia ad essere differente. Per cui dico, nel momento in cui si perde o si inizia e si perde o si prende peso, rivalutiamo. Nel momento in cui fai un incidente, facendoci le corna, non l'auguro a nessuno, cerchiamo di capire. Magari non ti fai nulla, però a me sono capitate persone che con una frattura, una clavicola, si sono completamente ruotate dal punto di vista del bacino e ci è voluto tempo per rimetterle in dima. Una ragazza che purtroppo è stata investita in bici un paio d'anni fa, venne da me, portata dal marito, e lei aveva un problema ad una spalla, si era rotta una clavicola e pur di andare in bici, faceva 20-25 mila km all'anno, continuava ad andare ed era tutta così. Quel movimento l'ha portata a prendere un vizio. Io fisioterapista qui a Busto, ci abbiamo lavorato sopra per quasi un anno, l'abbiamo vista parecchie volte e l'abbiamo rimessa in lima. Cioè io ancora, purtroppo, ripeto, è stata investita, e questo è un altro argomento del quale potremmo discutere fino a dopodomani, io ancora il suo messaggio consento, mi avete rimesso in bicicletta, finalmente riesco a ripedalare come era una volta. Ecco, questo è una di quelle situazioni, ho fatto un incidente, ho preso una volta, mi sono rotto, non per forza in bici, perché può anche essere stato male sul lavoro piuttosto che sulle scale di casa. Però ecco, diciamo che una persona ripete il test, io dico ripetetelo in questi casi. Oppure se fate un cambio epocale di bici, hai una bici, hai fatto il test 10 anni fa, adesso passa quella disco piuttosto che rifacciamolo. Compri la bici da cronometro, da triathlon, perché vuoi fare un Ironman, uno sprint, quello che è, rivalutiamo, no? E comunque i materiali degli ultimi 4-5 anni sono cambiati, le scarpe ad esempio, quindi una valutazione si può fare. Poi ci sono persone che vengono da me da 15 anni e guai se gli tocco qualcosa, rimettimi tutto come 15 anni fa. Se però 15 anni fa avevi 40 anni, adesso ce n'hai 65. No, no, Emanuele, lascia così che sto bene, perfetto, no, ci mancherebbe. E un altro punto, e questo l'ho affrontato giusto oggi con una persona, compri la bici nuova, dai la scheda al negoziante, non tutti i negozianti ti riportano le misure in maniera corretta. A questo punto non serve rifare il fit o non servirebbe. Vieni, vediamo, ci prendiamo il tempo, rimettiamo le misure, vediamo cosa è cambiato, vediamo le geometrie diverse fra una bici e l'altra e a quel punto poi ritorni.
che torni in strada tranquillo e sereno. Poi un'altra cosa, Emanuele, quanto ci metti a mettere, a posizionare una persona in bici, ecco? Dipende dall'esigenza. Posso metterci un'ora, posso metterci tre. Io solitamente dico che ci vuole almeno un'ora e mezza, da quando arrivate qui e vi mettete, salite in bici, a quando ci stringiamo la mano e ci salutiamo. Poi ci sono situazioni che in un'ora le sistemi, ci sono situazioni che dopo un'ora e mezza, 2 ore ci senti, ascolta, intanto esci così, ci riaggiorniamo e dopo che hai fatto questi cambiamenti ci rivediamo, andiamo avanti. Però mediamente vedo che il tempo che ci vuole è quello di un'ora e mezza. Io in studio, ok, sui rulli, quindi tu fai conto che una persona mediamente pedala dai 3 quarti d'ora a un'ora. Io, grazie a quello strumento che hai visto prima, ho anche la possibilità di fare lo stesso test su strada. Cioè la persona esce con i sensori, viene registrato tutto, fa degli esercizi specifici che io gli suggerisco di fare, registriamo tutto, quando torna ci mettiamo davanti al computer, scarichiamo i dati. E volendo me li può anche spedire mentre sta pedalando, ma di solito questa opzione dico pensa a pedalare, poi quando torni li vediamo Certo. insieme e si vanno a effettuare eventuali piccole modifiche anche dopo. Certo. Allora, io ti lascio andare, abbiamo detto tutto. O c'è ancora Benissimo. qualcosa? Guarda, questo è un pianeta che potrebbe, si potrebbe dire di tutto e di più, No, nel senso io te che lo dico come altri miei ospiti, che quando vengono qua non vanno via più. Perché io li blocco, sono miei. Se tu hai il piacere di stare qua, io io le guarda, porte sono problemi non aperte. ne ho, problemi non ne ho. Quindi se tu hai ancora qualche domanda particolare o curiosità particolare, io, ecco, un argomento che ecco, ci tengo perché io non vendo pezzi di bici, ok? Io Oh, non vendo bravo, componenti di hai bici, non fatto. faccio manutenzione sulle bici, però a neanche 1 chilometro da casa ho un negozio che tu conosci, se vuoi posso anche fare un negozio di Gianluca di Bortolami qua 1 chilometro da Che casa, tra per cui l'altro se mio qualcuno ha bisogno di amico. qualcosa, alzo il telefono e dico Gianluca, ascolta, faccio un salto, ti mando una persona e lui e il suo staff di meccanici mi danno disponibilità. È venuto un amico dall'Isola d'Elba, siamo andati a comprare le scarpe da Gianluca, le abbiamo provate, eccetera, eccetera, poi siamo venuti da me, le abbiamo messe su, ha pedalato, ha fatto quello che doveva fare. Quindi da questo punto di vista la disponibilità del negozio, Certo. cioè se qualcuno ha bisogno di un intervento meccanico particolare, senti, ascolta, fammi parlare con Gianluca, con Walter e con gli altri ragazzi e vediamo un attimino di capire. Ecco, questa, io ripeto, non vendo pezzi di bici, non aggiusto biciclette, metto le mani su tutto ciò che è tecnico fin dove io posso toccare, Certo. perché le biciclette di adesso, fra manubri integrati, cavetti che passano dentro, fuori, sopra, elettronica, wireless, eccetera, sono diventate peggio delle macchine. Quindi sotto certi argomenti preferisco che sistemino loro con la solita Certo. massima Dato che affidabilità. sei qua, mi stavo dimenticando, invece col ciclocross è. Col ciclocross è quello che adesso chiamano tutti gravel. Sì, è Quando la. 15 anni fa la gente mi diceva, ma cosa faccio d'inverno? Non voglio andare in mountain bike che ce l'ho già, però che bicicletta? Comprati una bici da ciclocross, ci vai in giro, ci vai qua nel parco Ok, del Ticino, ti adesso l'hanno diverti. chiamata No, ma cosa gravel. compro a fare? Poi sono arrivati quasi tutti al gravel. Secondo me è un ottimo. Io ho una bici da ciclocross, non ho il gravel, ma ho la bici da ciclocross, con la quale mi diverto. Sabato scorso con un gruppo qua di amici di Castano siamo andati a Monza per una pedalata benefica, facendo tutto il Villorese fino a Monza e ritorno, sono 100 km. Tratti asfaltati, tratti sterrati, ci siamo divertiti a buttarci un po' nel bosco e quant'altro, ad infangarci, e c'era parecchia gente con la bicicletta, con la gravel. E ti dirò di più, vedendo i social in questo momento, vedendo i gruppi dove si vendono biciclette, tante persone stanno abbandonando la bici da strada per passare alla gravel, perché in questa maniera hanno la possibilità di levarsi dal traffico. Fondamentalmente il concetto è quello, no? Tu ti levi dalle strade battute, tu pensa cosa vuol dire andare a Monza da qui in strada normale, tu pensa andarci sul Villoresi. No, cioè sul Villoresi sei quasi, praticamente sempre su una ciclabile, sì, non puoi andarci a 40 all'ora perché ci sono persone anziane, altre persone in bici perché è stretta, ma non è neanche quello lo scopo. Però ti fai 100 km fuori dal traffico. Certo. Fondamentalmente, e tante persone in tutta Italia stanno un po' abbandonando la bici da strada per avvicinarsi al gravel. Io leggo spesso: vendo la bici tal dettaglio, domanda perché cambio progetto, cambi bici? No, prendo la gravel.
Ecco, diciamo che quella della gravidanza, e qui un piccolo aspetto che viene sottovalutato è il backfit sulla gravidanza. Perché? Non tanto per una questione di performance in sé, cioè devo andare forte, devo essere competitivo, quanto per il tempo che si passa su queste bici, perché tante persone che acquistano questo tipo di bicicletta poi la trasformano in bicicletta da viaggio, fanno bikepacking o fanno comunque quelle che si chiamano randonnée, cioè pedalate magari 300, 400, 500, anche 600 km, no? E qui lo stare in bici per tutti questi chilometri, spesso e volentieri senza soluzione di continuità, ti fermi giusto a riposare l'indispensabile, sono situazioni nelle quali valutare che una posizione in bici sia corretta non sarebbe male, no? Cioè si dà per scontato, ma tanto vado piano, ma tanto faccio, ma tanto mi fermo alla trattoria a mangiare. Beh, ok, va bene, fatelo pure. Però siccome il fenomeno gravel, l'esperienza gravel è abbastanza recente, no? Diciamo che è un po' scoppiata dopo il lockdown, per capirci, no? È un po' venuta fuori dopo quel periodo lì e adesso ne sta, è molto sul pezzo. Tante persone non ci pensano a questo aspetto, però ci sta. Cioè io vedo gente con la gravel messa veramente male in bicicletta, poi me ne sto zitto, non dico nulla, però un minimo d'occhio secondo me ci starebbe. Anche con le bike, se vogliamo, perché le bike, ecco, lo strumento che ti permette di fare un po' meno fatica, no? Perché ti aiuta. Però io ricevo chiamate di persone, sai, ho preso le bike, ho sempre un po' di mal di schiena, mi fa male qua, sì, ok, mettici bene in bici, è vero che poi la bici ti porta, però non è un ciao, non è un motorino, non è una moto da enduro, un minimo di attenzione a certi aspetti ce la devi mettere, no? Certo. Quindi anche le bike è un altro di quegli ambiti che secondo me non dovrebbero sottovalutare un bike fit. Perché, attenzione, che non è la stessa cosa di uno che fa triathlon, no? Non è la stessa cosa della persona che esce tutti i giorni in bici da strada, no, non è quello, ci mancherebbe. Però prestare attenzione, molte persone che vanno nelle bike non utilizzano i pedali a sgancio, no? Utilizzano i pedali, le scassi, le scarpe da ginnastica. Anche lì capire bene come mettere il piede per evitare di farsi del male significa evitare di farsi del male nel breve e lungo periodo e magari utilizzare anche un minimo quel gesto e fare un po' meno fatica. Ecco, semplicemente fare un po' meno fatica. Certo, no, volevo riagganciarmi al tuo discorso diciamo, del ciclocross, del gravel lì, perché purtroppo il discorso è che sulle strade sta diventando pericoloso. Perché? Perché ci sono stati dei morti, perché adesso diciamo che ci sono troppe macchine, ci sono troppe macchine, troppi automobilisti disattenti, troppi. Anche noi ciclisti che siamo in mezzo alla strada e non rispettiamo il codice della strada e viceversa. Allora, a questo punto, o che fanno delle piste adatte ai ciclisti, o che purtroppo si buttano tutte sul gravel e sul tant'altro in questi discorsi qua. Oh, Andrea, io lo dico qua, poi non voglio creare polemica. Io alle piste ciclabili ci credo, ci mancherebbe, ma non è possibile che io non possa più andare a Varese in bici da Castano Primo, perché la strada da Gallarate andare a Varese è diventato un casino. È quello. È pericoloso anche in macchina. Ma perché? Perché le macchine, cioè le strade sono rimaste quelle, le macchine sono sempre più Eh grosse. sì. Ok? Se tu vieni giù da Albizzate, che c'è il sottopasso, c'è una S, già in macchina, se dall'altra parte arriva su un corriere di qualsiasi Amazon che arriva su sparato perché ha fretta, tu devi fare così in macchina sperando di passarci. Sì. Pensa se dall'altra parte, fuori dal ponte, c'è uno in bici. Cioè, io non faccio più la strada che va a Oleggio, il ponte di Oleggio, io non lo faccio più perché quel rettilineo dal ponte ad arrivare poi quasi ad Oleggio, no? Sono i benzinai, io ho paura. Ho paura perché le macchine passano a una velocità tale che la velocità, tutto sommato, pazienza, è che non c'è lo spazio per tutti. Non c'è più lo spazio. E questo, poi in macchina la gente fa quello che vuole, ma se tu ti metti in macchina a guardare quello che fa la gente, smetteresti anche di andare in macchina, perché veramente vedi dei numeri Sì, no, incredibili. Vedi dei numeri sta incredibili. diventando pericoloso. Troppe Diventa macchine, pericoloso perché troppe. l'attenzione non è, cioè se io vado in bici e guardo. Io vado in bici da tantissimi anni, chi va in bici come me da tanti anni lo sa,
Quando vedi una fila di macchine, tu guardi dentro cercando di vedere cosa sta facendo quella persona che è lì, se ti sta per aprire una portiera. Sabato scorso, di fianco al parco di Monza, ci ha attraversato una macchina, ha girato, noi eravamo sulla ciclabile, avevamo il verde per passare, questo aveva il giallo, è passato, sparato, ha girato a destra, per poco ci porta via il 3. Ma cosa gli costava rallentare? Tu dici, ma questo non ci ha neanche visto, se ci ha visto, tanto si ferma. Eh sì. Però, e qui mi riallaccio al tuo discorso, anche noi ciclisti stiamo all'occhio, perché se io una domenica mattina al semaforo di via Magenta Castano per andare a Buscate piuttosto che a Vanzariello, scatta il verde e mi passano una fila di ciclisti con rosso, devono ringraziare che c'ero io e non c'era un altro che io magari ho aspettato un attimo e li ho visti e li lascio passare, perché se c'era un altro c'era un casino. Certo. E qui se andiamo a piangere, a recriminare di chi è la colpa, dobbiamo prestare tutti attenzione Certo. senza farci delle gare sulle piste ciclabili, perché le piste ciclabili sono ottime, sono grandissime cose, bellissime, ci mancherebbe, ma io non voglio essere relegato alla pista ciclabile. Già in questo momento, se devo andare sul Lago Maggiore in bici, vado lungo il Villoresi fino a Sesto Calende, così mi evito tutto il traffico della statale. Ma perché devo rinunciare ad andare a fare il Sacromonte? Perché ho paura di non tornare a casa? Bravo. Tu dici, ma noi non ci rinunciare? No, io ci rinuncio perché ho 3 figli e non voglio rischiare la cotenna. Però nello stesso tempo, perché ci devo rinunciare ad andare? No? Certo. Anche perché sono da solo e mi basta uno sguardo che uno interpreta male per far scendere uno dalla macchina che ti prende a sberla. Io non voglio finire in questa situazione, ne ho già viste, me ne hanno raccontate e non ci voglio finire, però non voglio neanche far andare avanti e indietro sul Villoresi perché così, sì, mi rilasso, ci mancherebbe, fa tanti stress, però un montarone magari me lo voglio andare a fare un giorno, senza rischiare la pelle. Certo. No? Adesso sulle biciclette ci sono strumenti, Garmin ha fatto uno strumento che si mette dietro la bici e ti indica, no? Ti avvisa quanto si sta avvicinando, a che velocità. Sì, però ragazzi, cioè, la gente deve guardare la strada e prestare attenzione. Io in bici e lui in macchina. Certo. Qui non c'è colpa di uno o dell'altro, è un'assunzione di Bisogna stare attenti responsabilità. tutti e due, responsabilità reciproca. Punto. Un'assunzione di responsabilità reciproca, Certo. no? Cioè, poi può capitare una svista, non ti ho visto, ho aperto la portiera, ci mancherebbe, è sempre Poi. successo. Ma perché uno deve uscire in bici e rischiare la pelle? E poi qui lo dico, a me tutti quei ciclisti. A me è anche capitato di essere mandato al diavolo da qualche ciclista in Sì. bici. Perché, ho capito, ma ragazzi, cioè, poi tu che mandi a tu gruppo di ciclista, voi gruppo di ciclisti che mandate al diavolo quello in macchina, magari oggi non fa niente, ma la prossima volta in bici da soli ci siamo io e te e questo ci fa il pelo per farcela Allora, pagare. Cioè, ma ragazzi, non esiste, adesso te ne non racconta, esiste. adesso io te ne racconto una. Il famoso gruppo, non faccio nomi, 100 persone, gira a Mesero a 50-60 all'ora, no? Passa il cicli, la macchina, suona, passo io, suono, incavoli, no? Allora, la stessa roba che quando sei di là mandi a quel paese, quando sei di qua ti viene voglia di, cioè, capisci, vedi tutte e due le Certo, circostanze che non va bene. certo. Chi va in bici da tanti anni, anche chi ci va da poco, ne ha passate di ogni sotto questo aspetto. Perché quello che ti fa il pelo, quello che fa la rotonda e torna indietro, e per farti tu magari, io davvero, chissà quanti fanno come me, io ho smesso di fare qualsiasi gesto quando qualcuno mi fa qualche numero. Gli Sì. auguro ma giusto 2 moroidi, no? Giusto il minimo sindacale, ma lo penso fra me e me facendo così, ma non mi permetto neanche di fare un gesto con la Certo. testa, perché non sai chi c'è dall'altra parte della Eh portiera. sì. Sì, perché E quando magari. sono in bici con qualcuno, se sono in bici con qualcuno che se la prende e manda a cagare qualcun altro, io se posso mi svicolo. Anzi, se quella macchina si ferma per dargliene, lo aiuto, nel senso che ce la siamo cercata, no? Cioè, non esiste, questi sono quegli atteggiamenti che proprio non vanno bene, che non fanno bene al ciclismo e non fanno bene a nessun tipo di sport, perché poi guarda che anche chi corre a piedi si trova nella nostra Sì. condizione. Perché magari chi corre a piedi dice, ma sta sul bordo della strada, sta. No, no, ti assicuro che io che lavoro con gente che fa triathlon, ti raccontano anche situazioni di gente che ha rischiato la contenda a piedi. Certo. Allora, noi ci fermiamo qua, eh? Allora, ricorda ancora dove sei. Allora, io sono a Castano Primo come base principale, per cui chi mi cerca sono qua.
Ogni tanto, ma su richiesta, mi sposto anche su Milano città, perché ho almeno due punti di riferimento su Milano città, di cui uno andrò settimana prossima e lavoreremo anche sullo specifico, proprio sul triathlon, perché è una palestra dove c'è anche la possibilità della vasca, della corsa a piedi, di tutto, con un preparatore che si occupa molto bene di triathlon, persona, un amico, anzi spero che ci stia ascoltando. Paolo, ci vediamo giovedì. Però ecco, diciamo che sono qua. La mia disponibilità è dal lunedì al venerdì, più quando posso il sabato mattina. Disponibilità massima, perché ripeto, facendo casa bottega gli orari sono assolutamente flessibili, basta sentirci su appuntamento, per cui colpo di telefono, WhatsApp, ci organizziamo. Ok. Quando si viene da me, bisogna portare la bici, le bici se ne avete più di una, completo estivo più una maglietta da buttare addosso, tutte le scarpe che avete, asciugamano perché vi faccio sudare, un po' d'acqua ve la diamo, l'acqua del sindaco ce l'abbiamo a disposizione tutti quanti, e eventuali referti medici particolari se ci sono, e voglia di pedalare e di confrontarci. Nessuno fa miracoli in questo mestiere, può essere che uscite da qua e siete perfetti, può essere che ci sia bisogno di rivedersi, e tutte le volte che ci rivediamo dopo un test, il costo è già quello del test, quindi voglio dire, poi per quanto riguarda i costi se ne parla con ogni persona, perché in base all'esigenza, alle biciclette, eccetera, eccetera, si cerca di capire qual è l'esigenza. Ok, chiaro per tutti, lui lo ritroveremo più avanti nella mia TV, ok? Per il momento, grazie Emanuele, stai lì che ci salutiamo. Io vado a salutare i nostri amici da casa e ti dico, Emanuele, che sono stati in tanti e io li sto vedendo. Grazie di cuore. Un saluto a tutti e un saluto anche ai miei sponsor, che senza di loro non potrei andare in onda. Noi ci ritroviamo domani. Chi vuole venire, e dovete venire, che vi aspetto al Palasport di Sedriano, che c'è l'incontro dell'Ardens Pallacanestro, il Super Pallacanestro. Io sono là che vi aspetto. E ci vediamo lunedì con il grande calcio di Serie A, che c'è Paolo e ex arbitro Massimo, che abbiamo tante robe da rivedere, i fischietti di Serie A, che c'è ancora tante robe da registrare che non vanno bene, il VAR va Silva, no, vediamo. Con questo è tutto, ci vediamo lunedì alle ore 9. Un saluto da Bobo, ciao a tutti. Ciao Ciao, Emanuele, buonanotte! aspetta che ti saluto, ciao.